Osimhen lanciato in velocità, Osimhen area di rigore, Osimhen! Victor! Come stai? Victor, sono tornato per questo terz'ultimo video del fantacalcio. Vi avevo lasciato senza video per l'ultimo turno, quindi in questa giornata avrete sì il riassunto della scorsa e di questa giornata, perché mi gioco tutto. Io mi gioco tutto. E tu sei ancora vivo? Sei primo? Oppure sei lì, a pochi punti dal primo? Oppure è tutto finito? Mancano due giornate. 4.000 mi piace se vuoi questi due video finali del fantacalcio per un'annata di merda della Juve e tutto quanto. One Football. Primo link in descrizione. Migliore app per il calcio scaricabile gratuitamente per iOS Android, che tiene aggiornato a 360.000 gradi su tutte le tue squadre del cuore. Risultati in tempo reale. Informazioni sugli infortunati, perché ora bisogna avere tutti, non bisogna giocare in 10, bisogna giocare in 11, quindi scaricala perché non puoi sbagliare, adesso non si può più, o potrebbe essere troppo tardi. A proposito di fantacalcio, dov'è? Tutto troppo tardi. Fantacalcio di YouTube, quello con Shale Bonsai. Scorso turno, visto che ormai si lotta per il podio, per l'orgoglio, si tira avanti con i fatti, l'ultima giornata, guarda un po'. Guarda un po', boom, olè, questa era Sequel che ci affrontava, grazie Sicchia, grazie, Mkhitaryan 13, Muriel 15, Çalhanoğlu 8 contro la Juve, sti cazzi, Marin 7. Peccato Sicchia che te non hai capito come funziona la mia vita. Laddove c'è speranza va tutto male, laddove non c'è speranza incredibilmente succede questo. E uno Osimhen lanciato in velocità, Osimhen area di rigore, Osimhen posizione regolare, ma in doppia cifra Osimhen. E due De Paul la recupera, si infila De Paul fino in fondo. E tre. Sì, Pellegrini salta un avversario per Italia. Pellegrini, ci abbiamo fatto 89 89 contro 79 e mezzo. Cioè ci hanno distrutto e noi siamo stati quasi in grado di fare 5 gol. Sì, wow, mamma mia, non vedevo l'ora di fare 89 nel fantacalcio, che non ci interessa più. Ultimo turno c'avevo Pasalic. Cerca compagni liberi, il pallone dentro per Pasalic. Raddoppio della Dea. Sì, pure lui, perché dici, dopo aver fatto 89, tecnicamente il turno dopo dovresti non averci niente. Invece avevo Pasalic. Il clean sheet di Cragno, l'assist di De Paul e basta. Se no, sto fatto, mi sa che l'avevo vinto, 71 e mezzo, col mezzo punto proprio dietro. Vabbè, e chi si affrontava sto turno? Si affrontava Gualta. A tifa Napoli? Tu vuoi dirmi quindi che... Ah! Fabian Ruiz con il sinistro! Una meraviglia! E poi... Musso. Occhio qui, Lozano recupera palla. Lozano! Pure! E poi... Cerca il suo sinistro, pallone allontanato, poi Insigne! Eccolo il gol del capitano! Questo è il mio culo, se volete, sfondatelo! Dai! Divertitevi! Dai! Ma per caso? Non è che ne avevi un altro? Attenzione alla conclusione di Rebic. 5-0 Rebic. 6-0 mezzo Rebic. 7-0. Non ne voglio più avere a che fare. 91 e mezzo. Io ho preso due turni fa 4 gol, 3 e 5. Ne ho presi 12. Manco il Crotone. Podio si allontana. Ci supera pure Gabbo, che si proclamava re della sfiga. Ora forse anche la peggior difesa. Addio, ciao, arrivederci, ciao. Ma ora arriviamo al fantacalcio degli amici. Quello dove mi giocavo il podio. Quello dove ero primo. Quello dove ero primo a più 6. Per poi fare un punto su 5 partite. Uno. Ero primo. Finito. Cioè un pareggio 5 turni. Io che dovevo chiudere vincendo. Ma com'è andato il precedente turno? Com'è andato? Affrontavo questa squadra qua a metà classifica. Dai, sì, dimmi che c'aveva pure lui 50 gol. Dai, fammi vedere direttamente la squadra. Passiamo alle cose formali. Vabbè, c'ha... Ah, non mi freghi, c'ha il senza voto.
Chi è che gli è entrato? Perché... Pagliarelli. Vabbè, tranqui. Scorso turno. Lozano e Keitabalde in panchina. Lozano non doveva giocare. Keitabalde contro l'Inter. L'ho ripreso under culo? È già scritto che ho già perso quel turno. È già scritto. E invece no. E invece no. Sono rimasto senza niente. Con una maglia rotta. In canotta. Reina ha preso nuovamente il 4. Ma no, amici miei. Questa volta no. Questa volta si tira fuori l'orgoglio. L'orgoglio di chi non ce l'ha fatta a fare un cazzo. Ce n'è un altro di altro. Ma mi serve il gol. E allora, volevate il gol? Mimmo. Masiello, passaggio suicida di Masiello che poi regala Berardi. Non sbaglia Domenico Berardi. 2-0 Sassuolo. Ma non mi basta. Perché devo superare i 72. Mi serve qualcosa di potente. Di potente. Rossi, Pellegrini salta un avversario e mette in rete per il gol del 2-0 per Italia. Pellegrini, pietà personale per lui, fanno 7 in stagione. He's back, Lollo Pellegrini, i potenti che servono, ritorna alla vittoria e... Secondo pezzo, primo posto. Primo posto siamo tornati, a 3 turni dalla fine, ma dobbiamo commentare quest'ultimo turno. Ma ragazzi, ma io lo so, e quando la mia squadra non mi delude, ci dobbiamo concentrare, dobbiamo staccarci. Non lo sappiamo cosa ha fatto il secondo, non lo sappiamo, pensiamo solo a noi stessi. E infatti, importa. Ho un clean sheet. Non accadeva da anni un evento del genere. Reina, Montipò, Dragoschi, 7. Poi, Gosens contro il Benevento. Non ha fatto niente contro il Parma, farà qualcosa contro il Benevento. No. Va bene. Manolas! Arriva il suo cross, Manolas, Musso e poi Di Lorenzo. Vince il Napoli contro la Juve. Schiero i giocatori per portare fortuna alla Juve, perché ho sfiga al fatto. Quindi metto quelli del Napoli, dell'Atalanta, del Milan. Niente, manco così. Difesa conclusa con Acerbi che prende il giallo. E dai, abbiamo fatto schifo un'altra volta? No, ditemelo. Bara 5 e mezzo, Chiesa 6, Candreva 6. Sì, è già scritto. Guarda, ho veramente fatto la macumba per la Juve. Ho messo Zapata. Zapata in area, si ferma, cerca compagni liberi, il pallone dentro per Pasalic! Vale Macumba. Schioppa l'assist e non finisce qui. Qual è l'altro avversario della Juve per entrare in Champions League? Stavolta l'ho messo. Lozano! Musso, occhio qui, Lozano recupera palla, Lozano! Ciuchi, Lozano! Ma non finisce qui. Atalanta fa. Napoli fatto per portare fortuna alla Juve. Ho messo pure Brahim Diaz. Meite in anticipo, in area, Meite. Pallone per Brahim Diaz che la chiude. La rete di Brahim Diaz. 71. Manca un giocatore. Rabiot, guardate ancora qui la grande pressione. Raspadori prova a creare lo spazio. Calcio di rigore per il Sassuolo. Amimo, io capisco tutto il tifo, sono juventino. Se fa il suo gol si va 81. Giochiamo contro l'ultimo a momenti. L'ultimo li farà mai più di 78 punti. Mimmo! Parte Berardi con il mancino. Buffon intuisce la direzione e tiene a galla la Juve. L'eterno Gigi Buffon a 43 anni. Lo sapete a chi ho preferito Mimmo per portare fortuna alla Juve, pensando se va bene la Juve va male il Fant, se va bene il Fant va male la Juve. Andreva che ci riprova, palla cresta lì, Yoshida, Keita! La scaraventa in porta di puro istinto! Quelli pure rimpianti! Rosa del mio avversario, Skorupski. Non ne ha giocato più. In panchina c'è un portiere della Juve, ha sicuramente Buffon, manco a dirlo. Infatti, ciò che è il 10! No. Come terzo portiere ce l'aveva Sirigu, avrebbe preso sotto 0.
Mascherano se lo metteva, gli è andata pure di culo, ma lasciamo perdere. Cioè, se metteva Sirigu in panchina, anziché fare 0 punti faceva meno 1,5. Ma vabbè, difesa, vabbè, dai, c'ha Tomori, 6,5. Ci insegni col 6. Chi? Palla cresta lì, Yoshida! Keita! Yoshida col 7. Ora il centrocampo mi distrugge. È già scritta. Zaccagni 6. Un'avventura 6,5. Freuler 6,5. Yatto 6. Boga 5. Joao Pedro 6. Ho messo in panchina Lautaro Martinez. Ma è l'ultimo, dai! Ma che botte la voglio avere? 55,5. Gli manca un giocatore. Oh, volendo può anche far gol. Arriva a 65,5. T'arrivo a D. Ne può fa pure 2. Basta, 2. Ne può fa pure 2. Dai. Gioca nel Milan questo giocatore. Torino 0, Milan 4. Basta, levalo. Fallo riposare che deve andare in Champions. È fatta. Levalo. Non ha fatto manco un... Runic. Attenzione alla conclusione di Rebic che trova il gol del 5-0. Ok, va bene, un gol poteva farlo, adesso levalo. Che sì per Leao che si invola verso la porta di Sirigu. Leao, pallone per Rebic, 6-0 Milan, senza pietà. A 2, basta, fagli entrare in primavera, 6-0, basta, non fa fenomeno. Secondo palo Krunic, la rimette in mezzo Rebic, 7-0, non esulta più, che poi chiaramente sorride. Questo in 10 da ultimo in classifica mi ha fermato con il 19 di Rebic, il secondo vinto, e questa è la classifica. A pari punti nelle ultime due giornate. È finita. Dovevo vincere sto turno. Non ho vinto. A pari punti guarderemo la somma punti. Sta avanti lui. Questo c'ha Insigne, Orrea, Muglie, dai, mi sfonda. Vince lui. Io non ce la faccio. Ho già perso. Non ce la posso fare. Non dipendo neanche più da me, perché se le vince tutte e due lui e io pure, arriva a pari punti. È peggio della Juve. Rebic, 2 pantacalcio su 2, Rebic. Me lo merito. Ho messo Berardi al posto di Keita d'Arte. Me lo merito. Ti ho sottovalutato. Me lo merito.